I fondi per salvare i bilanci dei comuni del cratere del sisma del 2009 e per rinnovare contratti dei precari in scadenza saranno nel prossimo decreto mille proroghe. Più difficile trovare invece fondi strutturali per opere come i nuovi sottoservizi nei vari paesi, ma i 6 miliardi di euro stanziati nel 2014 non sono in pericolo. Queste le principali novità emerse nel vertice tra i sindaci del cratere riuniti nel tavolo di coordinamento e alcuni dei parlamentari abruzzesi convocati nella sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 56 territori colpiti dal sisma del 2009. Lavorare sul mille proroghe per inserire alcuni degli emendamenti necessari alla ricostruzione del cratere 2009. Quindi sicuramente la norma sui bilanci, qui siamo con i sindaci del cratere ma c'è anche il comune dell'Aquila, occorrono 17 milioni, 15 più 2, per sopperire alle minori entrate e alle maggiori spese. Per questo emendamento io sto verificando e lo verificheremo appunto con la Ragioneria Generale e con il Governo l'opportunità di inserirlo nel mille proroghe. Lo stesso potremo fare per alcune delle proroghe indispensabili dei precari, in particolare dei Cococò. E sarà una sospensione momentanea fino a quando non avremo una norma che ci permetterà il proseguo dei lavori. Quanti sono gli aggregati da aggredire ancora? Beh, guardi, noi abbiamo il numero degli aggregati, non li conosco, però abbiamo circa un 600 pratiche depositate all'interno del nostro comune, che dovranno essere tutte istruite.